Cari amici di androidblog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, oggi abbiamo un velocissimo unboxing. L'unboxing di un terminale di casa LG, di fascia sicuramente non altissima, però comunque un terminale di tutto rispetto, con delle caratteristiche decisamente interessanti che tra poco andremo a vedere. Oggi facciamo una rapida carrellata di quello che c'è dentro la scatola e di quali sono le sue caratteristiche principali. Nei prossimi giorni poi lo testerò in maniera approfondita e vi rimando poi alla video recensione. Ovviamente per qualsiasi domanda, qualsiasi richiesta potete farvi avanti senza nessun problema, come sempre sono a completa disposizione. Dunque, dicevamo, LG P690, meglio conosciuto come Optimus Net. Diamo un'occhiata veloce alla scatola che ci anticipa un po' quello che è il contenuto, diciamo le caratteristiche principali del telefono. E abbiamo processore da 800 MHz, quindi comunque niente male, piattaforma Android 2.3 Gingerbread, applicazione LG Social Plus per interagire con i social network, batteria da 1500 mAh e condivisione dei contenuti tramite DLNA. Direi che per quanto riguarda la scatola grosso modo è tutto. Andiamo intanto a cominciare a vedere cosa c'è al suo interno. Abbiamo il terminale, eccolo qua. Direi comunque tutta plastica ovviamente, però comunque materiali decisamente buoni, quattro tasti fisici sotto, i classici tasti menu, home, back e cerca, il bilanciere del volume qua sulla sinistra, il tasto accensione e uscita dallo standby in cima, jack cuffie 3,5 da 3,5, scusate, fotocamera posteriore da 3 megapixel. Andiamo a vedere se capisco al volo come si apre senza fare dei danni, perfetto. E qui abbiamo slottino della memory card che è già all'interno da ben 2 giga, quindi comunque una buona dotazione, e lo spazio per lo slot per la sim card. Andiamo avanti, poi sul telefono ci torniamo dopo quando vediamo cosa c'è nella scatola. Nella scatola troviamo dunque i classici auricolari, non li sto neanche a tirare fuori, li vedete, sono classici auricolari normalissimi con il tastino per attaccare e rispondere al telefono. Chiedo scusa, piccolo scontro con la telecamera. Andiamo avanti, abbiamo il caricabatterie, ormai uno standard, presa con l'attacco USB per poter utilizzare il cavo micro USB in dotazione per la ricarica, e abbiamo la batteria, poi ovviamente un piccolo manualino con la garanzia, ormai i manuali non vanno più tanto di moda. E dunque, dicevamo, terminale con caratteristiche comunque che si fanno rispettare. Perché partiamo col processore, che dicevamo 800 MHz, che comunque per essere della categoria non è male. Proseguiamo con ben 512 MB di RAM, quindi veramente buoni. Abbiamo un display da 3,2 pollici a cristalli liquidi capacitivo. Abbiamo tutte le connettività del caso, a GPS, wifi, la possibilità di condividere i file in streaming con la funzione di DLNA, supporta le reti HSPA e lo slot della memoria supporta micro SD fino a 32 GHz, quindi comunque tutto quello che ormai diciamo è diventato lo standard dei telefoni, degli smartphone di fascia media. Le dimensioni siamo sui 122 grammi di peso, ma adesso non c'è la batteria quindi non fa molto testo la sensazione che ho in mano. Altezza 114 mm, larghezza 59 e profondità 12. Il display ha una risoluzione 320x480, 262.144 colori. Fotocamera, dicevamo, posteriore da 3 megapixel con autofocus, la versione di Android è la 2.3.3 Gingerbread e l'interfaccia utente è la UI Optimus 2.0.
direi che grosso modo una prima carrellata ce la siamo fatta, un'idea di quello che è il terminale ce l'abbiamo. Niente, vi rimando alla video recensione completa che eseguirò nei prossimi giorni dopo che avrò avuto modo di metterlo un po' alla frusta. Per il momento, cari amici di androidblog.it, è il tutto. Ciao dal vostro Alessandro.